faccia lucratore, alla calizia lucrabale, mi defina la maiele, carichia che bell'aria, vive pure la marina, fino a dopo il lucragale. E allora abbiamo lasciato la corale riposarsi un po', rinfrescare la voce dopo queste diverse esibizioni. Abbiamo però bloccato il maestro Angelo Di Michele, che è da circa un anno e mezzo sei qui col coro La Fontana, tanta passione ovviamente, e poi la difficoltà nel dover accompagnare questi ragazzacci, come li chiamo io spesso. Sì, ripeto, sono un anno e mezzo che mi dedico ad accompagnarli e... mi impegno più di sempre, perché prima di quest'anno e mezzo sono stato con loro altri 6 anni. Ah. Non eri solo, evidentemente. No, c'era un altro accompagnato insieme a un altro fisarmonicista. E penso tante che, soddisfazioni. Sì, tante. Ogni anno usciamo d'estate in giro per il mondo e facciamo molte rassegne. Tutta l'Abruzzo e anche fuori regione.
A te Angelo chiedo, perché ovviamente ti guardo e sei giovanissimo, c'è sempre questa difficoltà dell'andare a intercettare anagraficamente figure più giovani. Tu come hai cominciato questo percorso e soprattutto se c'è un invito che puoi fare ad altri fisarmonicisti giovani, non per ovviamente rubarti il posto, sì. Ma per cominciare un percorso artistico con i cori abruzzesi. Ecco, un invito che potresti fare ai tuoi coetanei. Beh, io ho iniziato a suonare la fisarmonica per sport all'età di 6 anni. Mano a mano, poi è diventata una passione facendo proprio scuola di musica, iniziata a 8 anni e finita a 18. Poi al conservatorio, conservatorio per causa di lavoro non avevo tempo da dedicare e mi sono messo ad accompagnare i cori, che all'inizio erano più affollati da giovani, poi mano a mano col passare dell'età più crescono e più si staccano. Impegni lavorativi, la famiglia, altri hobby sicuramente. Sicuramente altri hobby, ma anche perché fuori da questa realtà non è ciò che gli altri vogliono vedere. Quindi è un po' più complicato. Ovviamente percorso tuo che continuerà, l'ultima, e poi torniamo in sala ad ascoltare musica. Quanto è complicato correggere alcuni errori della corale, perché poi ovviamente il musicista deve tenere il tempo, sì, e aggiustare il tempo, no? Quando succede qualcosa che non va a livello tecnico. Il come è con l'età, con l'età più anni suoni più ti viene, certo, in automatico. Però
cerchiamo di aggiustarle in tutto modo. Assolutamente sì. Allora, grazie ad Angelo De Michele, fisarmonicista della Corale La Fontana. I coristi si sono riposati, stessa cosa per il maestro, il direttore. Allora noi torniamo in sala con Mario Giacchetta e Nico Centurame per ascoltare altre canzoni da parte dell'associazione La Fontana. Lo frustrine va a scruccare
tanta gentilezza, questa dolce sta a chi sta veramente.